Buongiorno, buonasera, sono Furkan da iPhone Tech Brescia ed eccoci qua con un altro nuovo video. In questo video andiamo a parlare di un Apple iPhone XS Max che mi è stato spedito da un cliente poiché non si accende. Il telefono è stato spedito smontato, quindi il display è separato dalla scocca posteriore e vado a notare che la batteria del dispositivo è gonfia. Al telefono il cliente ha specificato che in seguito a una caduta si era gonfiata la batteria e in seguito a quello il telefono non si è più acceso. Andiamo a fare una diagnostica, andiamo a guardare qual è il motivo di non accensione di questo dispositivo e, scusate, e come possiamo andare a intervenire sul dispositivo, con quale modalità possiamo procedere. Quindi, la prima fase sarà lo smontaggio, delle viti e andiamo a togliere appunto la scheda madre. E qui abbiamo la nostra mainboard, la nostra scheda madre, ok? Adesso, la prima cosa che facciamo, andiamo a alimentare questa scheda madre. Diciamo che invece di andare a fare una diagnosi visiva, quindi andare a controllare sotto il microscopio, evitiamo quella parte e andiamo direttamente con l'alimentatore e vediamo se eventualmente abbiamo dei cortocircuiti o meno. L'alimentatore è settato a 3,8 volt, quindi colleghiamo l'alimentatore e accendiamo l'alimentatore e abbiamo un corto di 1 ampere. Ok, abbiamo un corto diretto di 1 ampere sulla nostra mainboard. Riprovo, sì, 1 ampere 4. Quando ci sono corti del genere, non dovete mai lasciar collegato l'alimentatore, perché questo potrebbe, tra virgolette, bruciare la scheda madre. E per bruciare cosa mi intendo? Prendiamo un'altra scheda madre in mano. Questo è un liner di un iPhone X, lo utilizzo per i ricambi. Tutti questi puntini che vedete sono puntini di saldatura. Questi puntini sono collegati attraverso le varie piste nella scheda madre ad altri componenti. Ad esempio, qui abbiamo una tensione principale che mettiamo il caso che sia la VDD main. Questa tensione parte da questo puntino, va all'interno della scheda madre e tramite una pista viene collegato a questo componente. Mettiamo il caso che questo componente è in cortocircuito. Noi sappiamo che quando c'è un cortocircuito qualcosa si scalda se diamo l'alimentazione, perché quella cosa è appunto in cortocircuito. E quindi quello che succede è, ok che il componente scalda, ma il collegamento da questo punto a questo punto, che è nel layer, quindi è in questa piccola parte di scheda madre, quel collegamento comincia a scaldarsi, quel piccolo pezzettino di filo che collega questo punto comincia a scaldare anche quello. E quindi a volte potrebbe capitare che magari dentro al layer, quindi dentro a questa sottilissima parte, abbiamo un'interruzione. E quindi motivo per cui è meglio collegare solo per un secondo per vedere se la scheda madre è effettivamente in corto e poi toglierlo. Questo è una piccola parentesi. Chiusa la parentesi, andiamo avanti. Adesso che sappiamo che la nostra scheda madre è in cortocircuito, di specifico la VDD butt o main, che sono le due tensioni principali. Quindi voi dovete sapere che quando date l'alimentazione a questo connettore si alimentano solo, in realtà 3, però adesso per farla breve si accendono solo due alimentazioni: la VDD butt, che è una tensione che è del connettore batteria, già dal nome lo capite, e la VDD main, che possono avere diversi nomi, VCC main, VDD main, alla fine la tensione è sempre la stessa. La VDD butt parte dal connettore della batteria, va a un certo MOSFET e questo MOSFET lo trasforma in VDD main. Quindi la terza tensione che si attiva è la PP1V8, che sarebbe appunto il pulsante di accensione, ma quello lasciamo da parte. Quando abbiamo un cortocircuito diretto, quindi quando andiamo a alimentare con l'alimentatore da banco e abbiamo subito un assorbimento di 1 ampere, 2 ampere, senza andare a accendere il dispositivo, senza andare a collegare niente, vuol dire che o la VDD butt o la VDD main hanno un cortocircuito.
L'assorbimento potrebbe essere di 1 A, 2, 3, 4, 5, quello dipende da che cosa è in cortocircuito. Quindi, adesso che sappiamo che abbiamo un cortocircuito, andiamo alla riparazione di questo cortocircuito. Allora, la prima cosa che si fa, ovviamente andiamo a prendere il nostro preriscaldatore. Vado a mettere la mia scheda madre sul preriscaldatore. Prima ancora di accenderlo, dobbiamo andare a togliere questo adesivo che mette la Apple, appunto per, non so, per proteggere i connettori, non so. Perché se no questo si scalda e siccome è gomma si attorciglia, posso dire così. Allora, adesso devo andare a collegare il cavetto, che non so quale sia, questo, yes. Allora, andiamo a togliere un attimo il saldatore e vado ad attaccare questo. Ok, e lo accendiamo. Adesso attendiamo 5 minuti che questa cosa arriva a temperatura e poi una volta arrivata a temperatura lo andiamo a staccare. Ok, eccoci qua, abbiamo separato i due layer della scheda madre, sono ancora belli caldi. Adesso dobbiamo definire qual è la nostra zona danneggiata, quindi qual è la zona che ha appunto il cortocircuito, il layer inferiore o il layer superiore. Come vedete, le schede madre di iPhone X, XS e XS Max sono suddivise in due layer, appunto la parte inferiore e la parte superiore. Nell'XS Max però abbiamo tre layer, quindi abbiamo la parte inferiore, la parte superiore e la parte del touch, ok? Quindi i collegamenti del touch partono dalla parte superiore, vanno attraverso questi punti, attraversano questa scheda madre e vengono fuori su questa parte dell'altra scheda madre, quindi della terza scheda madre. Adesso andiamo a mettere via da parte questo e prendiamo la nostra scheda madre, diciamo il layer superiore della scheda madre. Vado un attimo a togliere questa colla. Tolta la colla, ok. Adesso andiamo a alimentare questa scheda madre. Andiamo a vedere se solo la parte superiore, cioè alimentando solo la parte superiore, abbiamo ancora il cortocircuito, perché se abbiamo ancora il cortocircuito alimentando solo la parte superiore, vuol dire che il nostro danno è limitato a questa parte qua, quindi possiamo andare a approfondire solo questa parte. Viceversa, il nostro danno sarà sulla parte inferiore se il cortocircuito non fosse qui. Quindi riprendo l'alimentatore. E abbiamo ancora un cortocircuito su questa parte. Adesso ci spostiamo un attimo al microscopio e andiamo a guardare appunto qual è il nostro componente danneggiato o la nostra parte, diciamo, danneggiata. Quindi eccoci qua al microscopio. Allora, questa è la nostra scheda madre e dovremmo avere un cortocircuito, diciamo, su questa scheda madre da qualche parte. Non sappiamo ancora qual è il componente esatto che è danneggiato, cioè il componente preciso che è danneggiato, però diamo un'occhiata alla veloce appunto per vedere dove potrebbe essere un eventuale danno, magari se riusciamo a vedere qualche condensatore scoppiato o qualcosa e non si vede assolutamente niente. Quindi mi sposto un attimo anche sul computer e così andiamo a vedere dove passa appunto questa VDD main. Allora, telefono iPhone XS Max, il software che sto utilizzando si chiama ZXU Zillion. Ha un abbonamento annuale e costa, se non mi sbaglio, sui 70-80 dollari, una cosa del genere. Però è molto comodo perché se andiamo a cliccare su qualsiasi componente, mi dice qual è la tensione che passa, il nome del componente e qual è la linea che è collegata a quel componente. Allora,
Ok, la nostra main attraversa questi componenti qua, questi componenti e questi componenti. La cosa da notare è, allora, vi faccio vedere se riesco a trovare la parte superiore, dov'è? Questo è solo un lato, vediamo se riesco a trovare l'altro lato, sì, ok. E questo è il connettore della batteria. Allora, vedete, la tensione entra da questo connettore batteria, va a finire in questi componenti che sono molto probabilmente condensatori di filtraggio. Difatti, C sta per condensatore. Andiamo a girare la scheda madre e entra in questo Tigris, ok? Questo è il componente che poi a sua volta trasforma la VDD bat in VDD main, che è in questi condensatori qua. Quindi questa è l'alimentazione che viene trasformata, però non riesco a vedere, non riesco a trovare un attimo il MOSFET, che dov'è? Allora entra qua dentro, ok, nella parte sotto non ci può essere, sarà sempre nella parte superiore. Entra nel Tigris e dal Tigris dovrebbe andare in un qualche MOSFET, se non mi sbaglio. VDD main, ok, no, questa è la resistenza, esatto, se vedete, mi ero sbagliato un attimino, nell'XS non c'è un MOSFET, però c'è il Tigris che fa lo stesso lavoro del MOSFET, quindi abbiamo in entrata la VDD bat al nostro Tigris, e questo poi trasforma la bat in VDD main. Yangtze si può dire così, è un nome un po' strano, però questo, se ci fate caso, attraversa questa resistenza e questa resistenza si trasforma nella VDD main, ok? Quindi questo è appunto la protezione, il filtro, se vogliamo chiamare così. Difatti, se adesso ci spostiamo un attimo al microscopio, qui abbiamo quella resistenza. Questa è la resistenza. Ok? E quindi diciamo qui abbiamo il nostro Tigris, qui abbiamo la resistenza, quindi da questa parte abbiamo sempre la VDD main, che però non si chiama VDD main e basta, si chiama VDD main e poi il nome con l'Y davanti, e da questa parte abbiamo appunto la main. Io quasi quasi posso scommettere che il nostro circuito si trova da questa parte. Perché questa è solo una resistenza di filtraggio. Ovviamente, se andiamo a controllare, il cortocircuito sarà anche qua. Perché è una resistenza, se vedete dallo schematics, da 0,0025 ohm. Quindi è una resistenza di 0 ohm, è un filtro. Quindi, ritorniamo a noi. Ritorniamo alla VDD main. La VDD main la possiamo trovare anche su questo condensatore qua. Quindi questo condensatore teoricamente da questo lato dovrebbe essere VDD main e questa massa. Però se la mia diagnosi è giusta, dovrebbe essere in massa da entrambi i lati. Quindi prendiamo il multimetro. Allora, multimetro, prova il diodi. Sì, allora suona il multimetro. Adesso andiamo a mettere uno qua e uno qua. Non riesco a mettere a massa. Allora, vediamo se è in cortocircuito. No, non in cortocircuito. Questo è interessante, non me l'aspettavo. Quindi molto probabilmente la VDD main forse non è in cortocircuito, però voglio essere sicuro appunto del cortocircuito. Quindi andiamo a controllare la resistenza, però il problema è che alla resistenza non riesco a arrivarci. Perché è tutta coperta, abbiamo la copertura su quella resistenza. Vediamo se questi condensatori, allora, da questa parte è in cortocircuito, cioè è massa, e da questa parte non è massa. E questo è un condensatore della main, della parte sotto, ecco, così. Ok, questo non è in cortocircuito, quindi forse VDD main non è in cortocircuito, ma se andiamo a alimentare, anzi, proviamo un attimo a controllare anche la nostra bat, quindi anche
la nostra tensione della batteria, che sarebbe appunto la VDDPAT. E anche questa non è in cortocircuito. Adesso andiamo con il secondo metodo. Quindi colleghiamo di nuovo il nostro connettore batteria, abbiamo un cortocircuito e vediamo che cosa scalda. Devo un attimo togliere i guanti, perché qua mi servono le dita per vedere che cosa scalda. Ok, allora collego un attimo l'alimentatore da banco e vediamo qual è la parte che scalda. Sembra la parte superiore, se non mi sbaglio. Allora, un cortocircuito da 700 mAh. Ok. Abbiamo un calore. Ok. Allora, abbiamo un calore su questa parte. Qua però c'è solo un condensatore della main, che a quanto pare dovrebbe essere, no, quello è da questa parte qua, quello è questo condensatore qua, quindi il secondo della main, ma qua sopra non abbiamo nessun altro condensatore. Vado un attimo a controllare di che tensione è. 1.8, ok, e 2.63 della NAND, che siano in cortocircuito quelli, però non mi spiego come mai il cortocircuito mi viene dato all'istante che collego l'alimentatore. Quindi riproviamo. No, no, no. Questo è strano. Controlliamo un attimo la tensione della NAND, se sono in cortocircuito o meno. Questa no. L'altro dovrebbe essere qua, se non mi sbaglio. No. Quindi come mai abbiamo un cortocircuito? La PM sembra a posto, non sembra che la PM abbia danni. Perché scalda questa zona qua? Non c'è niente in questa zona che potrebbe, diciamo, essere la main bat o un qualche cortocircuito in quella zona qui. E difatti scalda solo in questa zona qui. Scalda anche abbastanza tanto. Wow. Abbiamo 600 mAh. E vediamo. Allora, andiamo a guardare dall'altra parte della scheda madre se abbiamo qualche componente collegato alla main, appunto in quella zona qui. Quindi andiamo sulla VDD main. Ok, switch tab. E sì, abbiamo dei componenti collegati alla main sotto questo shield. Sotto questo shield qua, quindi sotto questo shield, no, non quello, sotto questo shield ci sono dei componenti che sono collegati alla main. Potrebbero essere loro? Sì e no, però vediamo. Quindi vado a togliere quel shield lo posso togliere sia ad aria che con il saldatore, che lo posso tagliare. Io preferisco tagliarlo, perché se io vado a scaldare questa zona qua, qui in parte abbiamo la NAND di 256 giga, e potrebbe essere che questa, scaldando questa parte qui, o si mette in cortocircuito questo, o si va a mettere in cortocircuito la nostra CPU, cosa che assolutamente non voglio. Ok, quindi andiamo a togliere questo shield andiamo a tagliare quel shield qua. Quindi prendo il mio taglierino e con attenzione vado a tagliare questo shield, se riesco. Non voglio andare sotto perché ci sono anche tanti altri componenti e c'è il rischio di andare a distruggere quei componenti. Ok, sono, sì,
senza andare a rovinare tutta la scheda madre, diciamo. Piano, ok. Ok. E ho fatto saltare un condensatore. Niente di grave. È solo un condensatore. Diciamo che forse è un bene che è saltato solo un condensatore e non gli integrati e tutto il resto. Questo lo metto da parte che adesso tra poco lo vado a risaldare. Ok, shield tolto. Wow. Allora, qui l'unico componente che è collegato alla main è questo integrato, questa induttanza e questo condensatore. Quindi, poi abbiamo anche una piccola resistenza, questa che è collegata alla main. Vediamo dove va a finire. Va a finire a un altro integrato qua, all'U5000 e qualcosa. Quindi, questa resistenza, questa induttanza e questo condensatore. Potrebbe essere che uno di questi tre componenti sia guasto, ok? Quindi andiamo a controllare con il multimetro se qua effettivamente mi dà un cortocircuito o meno. Non dovrebbe darmi perché se non mi ha dato sulle altre linee qua non mi dovrebbe dare il cortocircuito. E difatti non mi dà nessun cortocircuito. Adesso rifacciamo la prova di prima, quindi vado a collegare il mio alimentatore e vediamo se questa zona scalda o meno. Esatto, scalda appunto questa zona qui, ok? Ho appena messo il dito e mi sono scottato, non tanto, diciamo che è il lavoro di tutti i giorni. E adesso andiamo a controllare se mettendo un po' di colofonia. Questo metodo l'avete visto più volte sul mio canale, quindi il lavoro di colofonia. Adesso ve lo faccio rivedere, però. Ecco, immergo il saldatore nella colofonia e poi lo metto qua sopra. In questo modo vedete che si crea una superficie bianca. E questo ci aiuta come si dice, a individuare la zona colpita. Ovviamente potete utilizzare ghiaccio secco, potete utilizzare la fotocamera termica, però fotocamera termica costa 900 e passa euro. E ghiaccio secco è la bomboletta che dovete comprare se la finite. E la colofonia comprata una volta vi dura per anni e anni. E diciamo che e questo metodo è bellissimo, ok? Sto per accendere l'alimentatore, ho collegato il connettore della batteria e adesso andiamo a accendere l'alimentatore. Boom! Ok, come vedete, questo componente qua, questo integrato qua, si è acceso. Vuol dire che o questo integrato, anche se lo vedo un po' storto e non so per quale motivo è storto, o questo integrato in cortocircuito o qualcosa che è collegato a questo integrato è in cortocircuito. Quindi mi risposto un attimo sugli schematics e vediamo a che cosa è collegato questo integrato qui. Questo integrato è collegato a questi condensatori qua. Andiamo a controllare subito se sono in cortocircuito o meno. Perché quello che state vedendo sullo schematics è appunto l'uscita di quell'integrato qua. Quindi potrebbe essere che l'uscita che sarebbe VDD boost, potrebbe essere che questa uscita sia in cortocircuito. Quindi la tensione è vero che entra qua dentro, però non riesce a uscire da qua, ok? Quindi non riesce a andare fuori da questo componente, perché forse c'è un cortocircuito, quindi un puntale a massa e secondo sul punto e voilà, abbiamo un cortocircuito. E vedete che tutti questi condensatori mi suonano? Vuol dire che abbiamo un cortocircuito sulla PPVDD boost. Allora, diagnosi iniziale era potrebbe essere un cortocircuito sulla VDD main, vero? Abbiamo un componente, questo, che causa appunto un assorbimento di 1 A. Perché? Perché la tensione passa dal nostro MOSFET, dalla BAT e diventa la main, dal nostro MOSFET, che sarebbe il Tigris in questo caso, da lì entra qua dentro e questo è il componente che trasforma la nostra main in VDD boost, ok? Questo boost non riesce a uscire perché c'è un cortocircuito e difatti questo integrato comincia a scaldarsi. Non riesce a adesso che abbiamo individuato
che il nostro cortocircuito sulla VDD Boost, se andiamo a togliere i condensatori della VDD Boost che sono in cortocircuito, questo integrato non dovrebbe più scaldarsi e dovremmo avere l'accensione del telefono. Però dobbiamo individuare questa VDD Boost dove va. Allora, è vero che viene qua, su questi componenti qua, ma se vedete sempre sullo schematics, va sotto anche a quest'altro integrato, va anche a questo FL, scusate, questo condensatore qui, dovrebbe andare anche dall'altro lato della scheda madre, che sono questi componenti qua. Quindi uno di questi componenti o condensatori è in cortocircuito, che causa appunto la non accensione del dispositivo. Quindi andiamo. Quello che dobbiamo fare adesso è dobbiamo andare a iniettare i voltaggi appunto in questa linea. VDD Boost, qual è la tensione di VDD Boost? Non lo sappiamo, però quello che possiamo andare a fare è iniettare un voltaggio, un volt, in questa linea a 5 A, ok? Quindi settiamo il nostro alimentatore su un volt. In questo modo sicuramente la VDD Boost sarà qualcosa sopra i 3 volt, perché boost vuol dire un circuito boost e un circuito, un circuito elevatore, non so adesso come si dice in italiano, è un step up, un qualcosa che aumenta la tensione, quindi dati 3,8 volt, questo magari li potrà portare anche a 5, 6, dipende da quanto li tira fuori, però. Appunto, per essere sicuri, noi gli diamo meno tensione, però più amperaggi. In questo modo, se c'è un cortocircuito, noi sappiamo già in quale zona dobbiamo andare a intervenire. Quindi, ho settato il mio alimentatore a 1,8 volt. Adesso vado a prendere questo e questo. Ok, andiamo con i volt e uscita. Perfetto, abbiamo un volt lì e adesso dobbiamo andare a iniettare i voltaggi. Qua c'è ancora la colofonia, quindi se ci fosse un cortocircuito in questa zona, uno di questi condensatori dovrebbe accendersi. Prendo la massa da qui, ok? E questo dovrebbe essere il nostro punto per iniettare i voltaggi. E abbiamo una fumata da questa parte. Non so se siete riusciti a vedere, però vediamo. Mi sa che la mia scheda madre è rimasta totalmente fuori fuoco per tutto questo tempo. Non credo. Vediamo. Allora, così e così. Perfetto. Allora, non so se il video è rimasto fuori fuoco perché purtroppo non potevo guardare, però se ci fate caso, dov'è? Qua. Esattamente qua. Qui aumento un attimo la luminosità, vediamo, così dovrebbe andare. Dai. Ok. Il problema è che perde fuoco questa fotocamera. Allora, in questo punto qua il condensatore è bruciato. Ok? E questo era appunto il condensatore che avevamo visto prima. Quindi è vero che abbiamo iniettato un volt. Questo volt che cosa ha fatto? È andato a, diciamo, ha provato a alimentare la linea, però in questa linea c'era questo condensatore che era in cortocircuito e quindi si è bruciato. Ok? Quindi lo andiamo a togliere. Tolto questo componente. Ok? Riproviamo se questi condensatori sono in cortocircuito o meno. Ah, ok, scusate. Massa e non c'è niente. Quindi questi condensatori non sono più in cortocircuito, ok? Dobbiamo andare a rimettere anche questo condensatorino. Allora, se siete riusciti a seguire il video fino a questo punto, vi chiedo una cortesia, di iscrivervi al mio canale. Perché da quanto riporta YouTube, la maggior parte dei miei delle persone che guardano i miei video non sono iscritte. Questo mi aiuta a, diciamo, a caricare più video più frequentemente. Sapete che io pubblico
un video ogni tot mesi, appunto perché questo richiede tempo e purtroppo per via del lavoro sono sempre impegnato. Quindi se diciamo il video vi sta piacendo, non dimenticate di iscrivervi e di lasciare un like. Diciamo che non sono molto bravo a fare queste cose, però quando diciamo faccio un video, voglio che un video sia ben spiegato, semplicemente perché voglio condividere quel poco che so. E ovviamente se avete bisogno di riparazioni, il numero lo state guardando sullo schermo, quindi basta che chiamate. Allora, chiusa la parte pubblicitaria, andiamo un attimo a risaldare questa componente. Lo sto andando a risaldare con il saldatore. Così così ci posso mettere anche un po' d'aria. Non sarebbe il top, però diciamo che un flusso d'aria. No, una temperatura elevata e un flusso d'aria forte lo dovrebbe saldare in secondi, quindi aumentiamo l'aria a 120 sulla quick, la temperatura facciamo 400 gradi e mi ci vuole un secondo. Allora, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, basta, fine. Ok? La temperatura era un po' alta, un po' troppo alta, però non ho voluto abbassare la temperatura semplicemente perché abbiamo la CPU e voi sapete meglio di me che se se la temperatura è bassa, ci vuole più tempo per arrivare a temperatura in quel punto specifico, quindi motivo per cui ho messo la nostra temperatura al massimo. Ok, momento della verità, però. Ancora prima di andare a controllare se il telefono si accende e funziona bene, dobbiamo andare a pulire tutta questa schifezza, che non è nient'altro che lo stagno che ha utilizzato appunto la Apple per andare a saldare. Perché? Perché dobbiamo andare a ribollare il layer inferiore e andare a mettere questi due layer uno sull'altro. Quindi, prima cosa andiamo a pulire questo. Ovviamente questa parte sarà accelerata perché ve l'ho fatto vedere più volte. Vi faccio vedere l'inizio e poi accelero il video da quella parte in poi. Non è tanto difficile. L'unica cosa importante nella fase di pulizia è appunto che attrezzatura utilizzate. Non sto dicendo del saldatore, sto dicendo della treccia, perché ci sono due tipi di trecce. C'è la treccia super economica, che però all'interno non ha il flussante, ok? Per intenderci, questa treccia ha dentro dei micro, come posso dire, granuli, non so come si chiamano, però se ci fate caso, sembra che la treccia sia bagnata con qualche liquido. Questo liquido è appunto il flussante che è presente all'interno della treccia. Quindi, se utilizzate questa treccia, questa pulirà molto meglio rispetto alla vostra treccia classica. Difatti, se metto il saldatore, vedete che esce un liquido da questa treccia. Questo è appunto il flussante che è presente all'interno di questa treccia. E sto utilizzando il saldatore JBC con la punta che si era smussata e ho preso la lima e ho cominciato a, diciamo, a raddrizzarla. Che queste punte costano anche parecchio, possono andare da semplicemente 30 euro anche a 100, da 100 euro circa. E quindi invece di buttare via la punta quando è rovinata, prendo la lima e la vado ad aggiustare per quello che mi serve, diciamo. Ripetiamo la stessa cosa anche per il layer inferiore. Dobbiamo però andare a togliere questo, ok? Perché qualcuno può dire che è una bella cosa che la Apple ha messo questa pasta termica per dissipare il calore. Secondo me, questo è stato un errore dalla parte di Apple, perché volutamente, perché la pasta termica è collegata alla nostra CPU, ok?
E la pasta termica va dal PM baseband, dalla baseband, amplificatore audio, alla nostra CPU. Quindi, teoricamente, se si scalda la CPU, questo trasferisce il calore sulla nostra baseband, PM baseband e gli altri componenti. E viceversa, se si scalda la nostra baseband o la PM baseband, trasferiscono il calore qua. E quindi potrebbe essere che in un futuro abbiamo delle CPU staccate per via di surriscaldamento, abbiamo gli iPhone che vanno in alta temperatura, che è successo con me personalmente. Il mio iPhone X ogni tot andava in alta temperatura, non perché lo scaldavo, ma semplicemente perché la dissipazione del calore è fatta in una maniera vergognosa, e una cosa che non si può aspettare dalla Apple, almeno una cosa del genere non si può aspettare dalla Apple. Però che ci vuoi fare? È il nostro lavoro. Quindi vado a togliere tutta questa parte e vado a ripulire la parte sotto della scheda madre. E ci vediamo una volta che ho finito appunto la pulizia. Ok. Adesso che abbiamo pulito tutta la parte sotto, possiamo procedere al reball. Teoricamente dovremmo andare anche a testare questa scheda madre. Dobbiamo vedere se effettivamente la nostra mainboard funziona, quindi se effettivamente il nostro cortocircuito era appunto in quella parte o no. Però preferisco saltare quella parte perché diciamo che abbiamo notato che non c'è più quel cortocircuito e quindi la scheda madre non ha più l'assorbimento iniziale di 1 A. Deduco che il nostro cortocircuito o il nostro problema è stato eliminato. Adesso prendo appunto lo stencil per andare a rebollare i due layer, quindi ci spostiamo di nuovo al nostro banco di lavoro, che è questo. Allora, questa è la parte sotto. Qua utilizzo uno stencil diverso dal solito. Questo è lo stencil della Mojang, non so come si chiama. Vado a mettere il layer inferiore qua e il nostro layer superiore qua, così, ok? E qua dovrò andare a mettere lo stagno, ok? Lo stagno quale devo utilizzare? Devo utilizzare lo stagno a bassa temperatura, quindi lo stagno a 138 gradi. Che non so sinceramente dove sia. Trovato. Allora, questo è appunto il nostro stagno, 138 gradi, e dovremo utilizzare questo stagno qui. Quindi mi risposto al microscopio e vi faccio vedere meglio la parte di rebolling, perché alcuni miei colleghi mi hanno contattato dicendo che la parte di rebolling è un po' difficile, quindi se riesci a farmela rivedere, quindi ve la faccio rivedere in questo video. Allora, ci spostiamo al microscopio e andiamo a guardare prima di tutto se le palline sono allineate o meno. Vediamo se si riesce a vedere qua Ok, adesso teoricamente si dovrebbe riuscire a vedere. Vediamo. Perfetto. Ok, allora, teoricamente dovreste riuscire a vedere l'allineamento delle palline qua dentro, ok? Sono quasi tutte allineate. Allora, tolgo questo. Prendiamo la nostra spatola, questa, ok? Prendiamo un po' di stagno, ok? E dobbiamo andare prima di tutto a asciugare questo stagno. Possiamo utilizzarlo così com'è, però il problema è che se si utilizza così com'è è molto liquido e quindi potrebbe essere che le palline non si formano uniformemente, ok? Quindi ci prendiamo un pezzo di carta, un fazzoletto, mettiamo il fazzoletto sotto, vado a spalmare su questo fazzoletto il nostro stagno, ok? Questo perché? Perché il fazzoletto assorbe, diciamo, la parte liquida, che non è nient'altro che il flussante, che sarebbe una bella cosa per lo stagno, ma non bella quando dobbiamo andare a fare il rebolling su due layer.
Quindi, e vedete che è diventata un po' più dura rispetto a prima. Quindi togliamo di nuovo la pasta. E un'ultima passata qui sotto e dovremmo essere a posto. E adesso abbiamo rimosso la maggior parte, diciamo, del nostro liquido, ok? Quindi ritorniamo alla nostra scheda madre e cominciamo da un lato a mettere lo stagno. In questo modo, ok? Ok, arrivati a questo punto, dove abbiamo, diciamo, abbiamo esteso lo stagno su tutta la mainboard, possiamo fare due cose: o andare a rebollare questo layer con l'aria calda, o andare a rebollarlo con il nostro preriscaldatore. È meglio utilizzare il meno calore possibile, quindi sarebbe meglio andare a utilizzare l'aria calda che va a scaldare solo una parte della scheda madre. Però, per comodità e per non perdere tanto tempo, io preferisco utilizzare il metodo del preriscaldatore. Perché? Perché il metodo del preriscaldatore è molto veloce, diciamo. Quindi quello che faccio è prendo un cotton fioc, lo immergo di diluente. Oh, che bello, che silenzio che c'è. Allora, dove eravamo? Sì, cotton fioc con immerso di diluente, ma pochissimo, il diluente deve essere pochissimo, appena un goccettino. Vado a diciamo, passare sopra il nostro stencil. Che cosa fa questo diluente? Questo diluente separa diciamo, il nostro stagno dallo stencil, ok? E lo mette sulla scheda madre. Fatto questo, dobbiamo andare a togliere il nostro stencil e vediamo in quali punti abbiamo lo stagno e in quali altri no. Allora, abbiamo lo stagno su quasi tutti i punti, ma è pochissimo, ok? Quindi abbiamo bisogno di altro stagno. Vedete che lo stagno si è disperso su tutti i punti, però è pochissimo, ok? Quando succede questo, vuol dire che il vostro stencil non era pulito bene prima di utilizzarlo, perché c'era presente o dello stagno vecchio o delle impurità o una qualsiasi cosa che appunto evita lo stagno di andare a attaccare sulla scheda madre. Quindi per questo andiamo a pulire per bene il nostro stencil. Adesso lo sto pulendo con uno spazzolino e dovrebbe essere pulito. No, non ancora. Ok, allora, vediamo se è pulito. Sì, sembra no, non ancora. Ci sono ancora dei punti. Ok, adesso dovrebbe essere pulito. Bene. Ricordate sempre di pulire bene il diluente appunto dallo stencil. Ok. Vedete che adesso attraverso lo stencil riuscite a vedere questi puntini qua e c'è un po' di spazio? Vuol dire che prima diciamo, c'è il punto e poi c'è lo spazio vuoto. In questo spazio vuoto c'era una sporcizia o magari lo stagno vecchio, eccetera, che non si era attaccato. Quindi adesso andiamo a rimettere stagno. Questa parte mi sembra che ci sia ancora del diluente. Ok. E diamo una ripassata di stagno, diciamo. Ok? Fatta l'operazione, poi andremo a scaldare la nostra scheda madre. Quindi accelero il video e ci vediamo una volta che ho finito con questa parte. Allora, niente, come non detto, per qualche strana ragione questo stagno non si vuole staccare da questo stencil, quindi andrò con il metodo dell'aria calda. E quindi vi faccio vedere anche quel metodo, ok? Quindi, semplicemente perché lo stagno non si vuole attaccare sullo stencil.
Allora, il metodo dell'aria calda è prendo l'aria calda a più di 350 gradi. Perché? Perché si deve scaldare lo stencil, si deve scaldare tutta questa parte di alluminio e il calore poi deve passare alla scheda madre per fondere lo stagno e attaccare sulla mainboard. Ok? Sto utilizzando attualmente 400 gradi a 101 di velocità, quindi un flusso d'aria molto forte. E andiamo a fare questo rebolling. Ok, allora, come vedete, le palline si sono formate, alcune palline non sono completamente rotonde, ad esempio queste, queste e queste, ma non è un problema perché è importante che ci sia dello stagno su. Adesso mettiamo un po' di flussante e lo andremo a mettere sul nostro preriscaldatore. E il preriscaldatore, diciamo che farà appunto appiattire tutte queste, farà arrotondare tutte queste palline. La cosa importante è che ci siano tutte le palline. Qua vedo che manca una pallina, spero che sia un non connesso o una massa, anzi, quasi quasi vado a verificare. È la pallina numero 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vado su Schematics, Switch Tab. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ti pareva? No, questa è una pallina importante. Riguarda, se non mi sbaglio, il clock del touch. Quindi prendo questo puntino qua che sta girando per la scheda madre e lo vado a mettere qui sopra. Così. Ok. Così. Secondo me quel puntino qua è un po' troppo alto. Secondo me. Vediamo. Sì, però. Vediamo se riesco a saldarlo. No, prego, stai qua. E dai. Ok. Allora, il puntino è saldato lì sopra, però mi sembra un po' troppo alto, quindi vado a tagliare una parte di quel puntino. Allora, vediamo. Lo vado a tagliare a metà. Più o meno così. Ok. In questo modo, quando si scalda, la pallina dovrebbe arrotondarsi, dovrebbe essere più bassa. Ok. Arrivati a questo punto, prendiamo il nostro preriscaldatore. Metto un attimo a fuoco, così, e andiamo a accendere il nostro preriscaldatore. Questo preriscaldatore dovrebbe arrotondare tutte queste palline, ok? Quelle che vedete così. Quando arriva a temperatura dovrebbe arrotondarle tutte. Quindi vado a collegarlo, ok? E adesso vediamo, aspettiamo che si scalda, ok? Io nel frattempo accelero il video e ci vediamo una volta che le palline sono completamente rotonde. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Adesso che tutte le palline si sono formate, non so se lo vedete, sono tutte belle rotonde, possiamo andare a togliere questa mainboard. Ok, mentre nel frattempo che è calda, ok? La mettiamo un attimo qua e ci spostiamo al nostro banco di lavoro. Adesso avremo appunto la parte finale, ok? Che sarebbe appunto quella di andare a risaldare i due layer.
Quindi nella parte finale lasciamo riposare un attimino la scheda madre che è appena calda, prendiamo il nostro layer superiore che lo avevo messo qua da qualche parte, qua, se riesco a prenderlo, ok? Andiamo a pulire con il nostro diluente nitro antinebbia e il cotton fioc, quindi in questo modo andiamo a eliminare, vedete questo cotton fioc è diventato giallo perché siccome nella nostra treccia c'era presente del flussante e questo flussante si è bruciacchiato ed è andato ad attaccarsi appunto sulle nostre palline. Se questo non si elimina nella fase di saldatura non riusciremo a risaldare qualche punto e questo potrebbe comportare o la non accensione del dispositivo o in alcuni casi appunto un cortocircuito perché da questi puntini ci passano tante tensioni e quindi se un qualche punto va a collegarsi a qualche altro punto perché molto probabilmente la parte sopra di quel punto è coperta, quindi le due palline di stagno invece di andare a collegare sotto e sopra si collegano tra di loro perché non hanno spazio per andare sopra. Perché quando si scalda lo stagno e si salda in alcuni punti le palline vengono compresse, okay? Lo stagno si comprime e questo appunto fa riunire i due layer. E quindi in questa compressione, potrebbe essere che si collegano alcune palline tra di loro. Ok, fatto ciò, riporto, vediamo se la nostra scheda madre, sì, questa è arrivata a temperatura ambiente, no, non ambiente, però ci siamo quasi. Allora, vado a rimettere del nuovo flussante, poco, non tanto. Vado a rimettere i due layer dove devono stare e vediamo se i due layer sono più o meno allineati. Sembrano proprio di sì, non vedo che sono alti o bassi. Ok? Quindi lo andiamo a mettere qua sopra. Ok. Sì, va bene. E adesso accendiamo il nostro periscaldatore. Aspettiamo ancora 5-10 minuti. E vediamo se effettivamente i due layer si saldano tra di loro, perché se si saldano tra di loro e non abbiamo qualche parte alta, perché tante volte succede che la parte davanti della scheda madre rimane un pochettino più alta. Questo semplicemente perché la scheda madre si è deformata nel momento che abbiamo staccato la scheda madre. Una ragione. La seconda ragione potrebbe essere che in seguito a sbalzi di temperatura, quindi siamo passati da temperatura ambiente a suppongo 300 gradi, perché non ho un indicatore a quanto temperatura è questa superficie qua, la scheda madre si piega, quindi potrebbe essere anche per la variazione della temperatura che la parte frontale della scheda madre si piega. Per quello basta prenderlo e raddrizzarlo un attimino, non sforzare ovviamente, basta che lo prendiamo e lo raddrizziamo un attimino, ok? Giusto un pochettino, non più di tanto, proprio un millimetro. Fatto quello lo andiamo a rimettere su e andiamo a saldarlo. Ok. Poi, una volta che la scheda madre arriva a temperatura, quindi lo stagno comincia a fondersi, se vedete che c'è un millimetro di differenza da qualche parte, prendiamo del flussante, il flussante lo utilizzo in questa siringa, questa trovata in Cina, molto comoda per la distribuzione del flussante, e andiamo a mettere del flussante qua, ok? Ai lati. Questo ci facilita appunto la saldatura della mainboard. Non dovete andare a spingere con la siringa la scheda madre, eh? Dovete semplicemente mettere un goccettino di flussante e una volta che vedete che la scheda madre è, adesso vediamo se riesco a farvela vedere. Allora, dovrei riuscire a mettere a fuoco qua. Sì.
zoom un attimo. Vedete che la scheda madre è seduta da quasi tutti i punti? Ok? Allora, ritorniamo al nostro piano di lavoro. Quando la scheda madre è unita uniformemente da tutti i punti, lasciamo raffreddare la scheda madre qua sopra per circa 5 minuti. Passati quei 5 minuti andremo a toglierlo dalla nostra base. Se lo togliamo prima, siccome lo stagno è ancora sciolto, quindi è ancora nella fase liquida in alcuni punti, potrebbe essere che nel togliere il layer sotto, quindi la scheda madre, andiamo a spostare il layer superiore. E spostando il layer superiore c'è il rischio di mettere in cortocircuito i contatti sotto. Quindi, appunto per evitare quello, lo lasciamo raffreddare 5-10 minuti, non lo tocchiamo. Una volta che noi con il nostro dito riusciremo a toccare questa parte, diciamo, della nostra piastra, allora potremo andare a toglierlo tranquillamente, perché vorrà dire che la scheda madre è arrivata a una temperatura con cui possiamo, diciamo, lavorarci, tra virgolette, quindi possiamo andare a togliere la scheda madre. Quindi acceleriamo il video affinché questo non si raffredda. Fatto quello, poi andiamo a togliere. Adesso siamo a una temperatura accettabile e adesso prima di tutto vediamo se abbiamo ancora un cortocircuito o meno. Quindi mi serve il mio alimentatore, questo. Ok. Sì, sono ancora 1 volt che avevo impostato prima. Allora, 3,3,8. Ok. E vediamo. Ok, il corto non c'è. Il che è una bella cosa. Vediamo se adesso abbiamo l'accensione. Non so nemmeno se questo display funziona, display del cliente. Non sembra rotto, però ho sempre un dubbio. Ok. E il tasto d'accensione dovrebbe essere in questo flex qua, se non mi sbaglio. Allora, dovrebbe essere in questo flex. Vediamo. No. Sì, è qua. Ok. E abbiamo una mela. Oh, si è spento perché si è scollegato la batteria. Vediamo. 009, 14, 400 e ecco qua, abbiamo una mela. Speriamo di non staccare questa volta il connettore. E voilà. Telefono acceso. E questo era appunto una riparazione. Come in tutti i miei video, vi faccio vedere sempre una parte iniziale dove vediamo il problema, una parte media dove abbiamo appunto la risoluzione del problema. E qua vedete che c'è scritto nessuna SIM inserita. Questo vuol dire che il telefono ha riconosciuto anche la baseband, motivo per cui mi dice nessuna SIM inserita. Allora, come vi dicevo, abbiamo una parte iniziale dove abbiamo il problema, una parte media dove abbiamo appunto la risoluzione del problema, diciamo chiamata così esecuzione, e una parte finale dove vi faccio vedere appunto la riparazione terminata. Il problema di questo telefono era entrato morto, morto in seguito o una caduta o un urto, suppongo, e quell'urto o una caduta ha creato un cortocircuito sulla scheda madre, esattamente sulla nostra VDD, come si chiama? VDD Boost. E siccome la VDD Boost è collegata tramite un integrato alla nostra main, avevamo un cortocircuito anche sulla main. Anche se non ci mostrava il corto sulla main, avevamo un corto sulla main. Quindi, rimuovendo il cortocircuito, che era un condensatore in corto in questa parte, siamo andati a rimuovere il cortocircuito sulla scheda madre. Detto ciò, vi ripeto a iscrivervi al canale, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, e noi ci vediamo con il prossimo video. Vi auguro delle buone feste, siamo sotto il periodo di Natale, quindi buon Natale in anticipo per chi ci sta guardando. E noi ci vediamo nel prossimo video. Con questo è tutto, io vi saluto e alla prossima. Ciao ciao.
left everything. Fire spreading all around.